Gentili telespettatori, buona giornata. La fase 2, molti la chiamano la fase 1,5 perché il governo si è frenato sulle aperture che voleva fare, le ha fatte a metà, comincia il 4 di maggio, quindi tra 3 giorni neanche si potrà uscire senza più dover essere costretti a stare in casa, perché si può andare al parco, si può andare al supermercato, si andrà a lavorare, si può andare a trovare i parenti, quindi alla fine si può fare praticamente tutto, perché gli italiani, se dovessero essere fermati, dove vai? Vado da mia mamma, vado da mio papà, vado da mio zio, da mia zia che abita lì in via, sono proprio qua sulla strada, sto andando. Quindi capite che si potrà fare, non si potrà andare nei negozi che apriranno il 18, i bar e i ristoranti apriranno l'1 di giugno, anche se in Calabria la Gioele Santelli ha fatto un'ordinanza dove apre bar e ristoranti e il governo gli ha intimato di chiudere tutto, se no andranno al TAR e alla consulta, lei governatrice di centrodestra. Ma intanto ci sono una babele di ordinanze, molte ordinanze nelle varie regioni, ma cosa si può fare veramente in anticipo nelle varie regioni è un po' un rompicapo, ma vediamo se riusciamo a vedere e intravedere delle notizie. Dicevamo, il primo è lo scontro tra governo e Calabria, perché lì bar, ristoranti, pizzerie sono aperti, dovrebbero essere aperti in questo momento. Qualche amico che ci segue dalla Calabria magari ce lo può confermare, ma da Roma arriva la diffida dal ministro Boccia e lei replica: non ritiro la mia ordinanza. Ma l'iniziativa autonoma calabrese è una delle diverse iniziative che ci sono nelle varie regioni, dalle passeggiate in spiaggia alla tolettatura dei cani, passando per il take away fino alla riapertura di bar e ristoranti. Quindi questa fase 2, che dovrebbe cominciare comincerà il 4 di gennaio, le regioni sono andate ognuno per conto suo, con i loro governatori che hanno fatto più o meno quello che gli passava per la testa, scrivendo poi a Mattarella e a Conte dicendo: ci devi ridare la nostra autonomia come sancita dalla Costituzione. Quindi una miriade di ordinanze che spesso entrano in conflitto con l'esecutivo, perché il ministro per i rapporti con il Parlamento, Boccia, aveva detto alle regioni: voi potete fare qualcosa di più restrittivo rispetto al decreto del governo, ma non potete fare qualcosa di più nel senso che apre, no? Dovete fare qualcosa restrittivo, va bene, se fate delle aperture in più rispetto al governo, allora impugneremo con il TAR o con la consulta di Stato. Prima anzi vi mando una diffida, vi dico di togliere quelle cose che sono incongruenti e poi, se non lo fate, dovremo passare alle vie legali. Quindi però il caso più eclatante è quello della Calabria, dove una serie di attività bloccate dal governo a livello nazionale lei le ha riaperte, principalmente ristoranti e bar. Quindi questo è quello che è successo perlomeno in Calabria. Ma lei dice, la governatrice, misure illegittime, il governo crei una cornice normativa e lasci le scelte alle regioni. Ma l'iniziativa calabrese, dicevamo, non è l'unica. Ad esempio l'Alto Adige, dove la giunta provinciale ha approvato un disegno di legge che è una vera e propria roadmap. Dall'8 di maggio, via libera a negozi, attività produttive, industriali e artigianali. Quindi negozi vuol dire tutte le attività del commercio al dettaglio. Dall'11 tocca ai parrucchieri, estetisti, ristoranti e bar. Il 25 maggio infine riaprono hotel e funivie. Ma a Bolzano invece è già possibile vedere i parenti. Già da pochi giorni si può andare a trovare i parenti. Già da pochi giorni dopo Pasqua, attenzione, con un'ordinanza del 28 di aprile, è dato il via libera anche alle passeggiate nei parchi e nelle aree verdi, a 3 metri di distanza.
Cibo da asporto c'è il via libera in diverse regioni, al takeaway per esempio in Piemonte, il cibo da asporto in Veneto, dove sì, il cibo da asporto si intende anche l'andare a prendere il gelato. E quindi ad esempio a Torino, in Piemonte, ma non a Torino, in determinate fasce orarie e su prenotazione come a Bolzano, nulla osta anche in Emilia Romagna e nel Veneto per il takeaway o in Liguria, dove potrà entrare nei locali un cliente alla volta. Quindi vedete che realmente l'Italia sta aprendo in più parti le sue attività senza che il governo stia riuscendo realmente a fermarle. Così Zaia, Luca Zaia, governatore del Veneto, è in prima linea per una accelerazione. Lui ha già dato il via libera agli spostamenti, ma per manutenzione verso le seconde case in regione e le barche. La stessa regola vale anche in Ligure, si può andare nella seconda casa o in barca. Quindi, poi c'è anche Marco Marsilio, governatore dell'Abruzzo, si è mosso nella stessa direzione, con le stesse cose per barche e seconde casa. Mentre Enrico Rossi in Toscana scrive a Conte perché vieti il rientro nelle seconde case. Ma intanto, altri divieti, cadono. In Abruzzo si può andare in giro a correre, andare a cavallo in Abruzzo, occuparsi della toelettatura dei cani e fare pesca amatoriale. Ami e reti torneranno anche in Veneto e in Puglia, mentre da lunedì nelle Marche sarà possibile passeggiare da soli in spiaggia, sulle passeggiate spiragli un po' ovunque. Quindi capite che alla fine, se questo non è un libera tutti, praticamente lo è. Da quello che io riesco così a capire, ormai bisognerà convivere con questa malattia e passi quel che passi. Questo è quello che io leggo tra le righe. Ma anche in Campania, dove De Luca ha lanciato lunedì gli ingressi scaglionati per il personale negli uffici pubblici, orari precisi e mascherina. Anche in Trentino c'è la stessa cosa e apre anche le chiese per le preghiere individuali, no? Quindi puoi andare da solo a pregare e basta. E anche in Toscana le preghiere individuali. E proprio sulla mobilità insiste il Toscano Rossi, promettendo fondi per allestire piste ciclabili e chiudere strade e piazze alle auto. C'è comunque timore per i nuovi contagi, ovviamente, specialmente al sud. La Basilicata impone quarantena e tampone per chi entra in regione, una linea simile in Calabria, Puglia e Sicilia, mentre la Sardegna pensa a un passaporto sanitario per i turisti. Un po', si sta prendendo spunto anche da altri paesi dove cercheranno di permettere quest'estate dei corridoi per turisti stranieri, ma voi sapete che per adesso i confini dell'Europa sono chiusi e quindi ci sono alcune nazioni, credo che non sbagliarmi, la Croazia sta pensando a fare delle zone franche dove poter far arrivare i turisti. Ci sono delle formule, che stanno provando a tutelare quello che è il settore turistico, alberghiero, eccetera, eccetera. Quindi, come abbiamo visto, Calabria e Puglia stanno comunque cercando di chiudere gli ingressi, o comunque più che chiudere gli ingressi a chi entra, quarantena, tampone, però voi sapete che non sono delle misure che siano proprio efficienti al 100%. Il passaporto sanitario in Sardegna per i turisti lascia un po' il senso. Arriva un turista col passaporto sanitario. Che cos'è il passaporto sanitario? Tu ti puoi essere infettato 5 minuti prima di mostrare questo passaporto sanitario, poi sei lì in vacanza 20 giorni, ti arriva la febbre, i sintomi e contagi 200 persone. Quindi diciamo che quello che io posso intravedere è che ormai il disastro economico c'è e non si può far peggiorare, e pertanto bisognerà imparare a convivere, e convivere vuol dire assumersi anche il rischio che tutto possa ricominciare, che le morti possano essere anche più di prima, perché una seconda ondata, come è successo per la spagnola nei primi del Novecento, è stata peggio della prima. Io vi ringrazio per avermi ascoltato.
Vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita. Siamo anche nella pagina di Facebook Tele Italia, dove trovate tutti i nostri video. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.